Giornata di festa ieri al Castelluccio di Battipaglia. In visita le delegazioni di Longueville, comune francese, e di Wilmington, città del Delaware, entrambe gemellate con il comune di Olevano sul Tuscano. Le delegazioni hanno fatto tappa al Castelluccio nel pomeriggio di ieri, toccando con mano le migliorie alla struttura apportate dalla famiglia Santese. Olevano sul Tuscano è gemellata con queste due città, con la città di Wilmington, capitale del Delaware, già da ben 16 anni, mentre con la città di Longueville, in Francia, da 3 anni. Allora, questi sono motivi di scambio tra di noi, ci scambiamo culture, tradizioni, rapporti umani, racconti di storia, memorie storiche, e quindi capita, una volta l'anno loro vengono a farci visita. Solitamente sono venuti in momenti separati. Ma questa volta abbiamo deciso di farli venire insieme in modo che le tre culture si fossero unite qui sul nostro territorio. Durante tutta questa settimana che saranno nostri ospiti ad Olevano, e sono ospiti delle famiglie, questo vorrei ben sottolineare, sono ospiti delle famiglie olevanesi, saranno nostri ospiti, li porteremo in giro a far vedere le nostre bellezze. In questa delegazione è presente anche il sindaco della città di Longueville, Philippe Fortin. Mentre per quanto riguarda la delegazione americana è venuto il presidente delle Sister City di Wilmington, Primus Poppiti, e infatti lui ha delle origini olevanesi, suo nonno è emigrato da Olevano all'inizio del secolo e quindi ha questo grande rapporto di sangue con la nostra comunità. Oggi invece siamo qui, siamo venuti a visitare questo luogo che per noi olevanesi rimane sempre un po' misterioso perché vediamo questo castello che ci sovrasta su questa piccola collina. Che cosa le hanno detto del Castelluccio i membri della delegazione? Ha avuto modo di ascoltare qualcosa? Sono rimasti tutti molto entusiasti, infatti non immaginavano che ci fosse questo castello così ben curato e così bello curato nei particolari. Alors, le jumelage c'est quelque chose d'extraordinaire. Il gemellaggio è un qualcosa Cela di permet donc à des straordinario che personnes permette de alle pays persone différents di de se incontrarsi rencontrer e et di d'avoir des iniziare a contatti, de instaurare dei connaître les rapporti personnes. umani. Effectivement, donc, les familles puissent se Grazie a questo rencontrer, gemellaggio le permet persone aussi de hanno découvrir modo le di scoprire il patrimoine patrimonio ici in culturale Italie. e storico Vous avez un della regione patrimoine Campania. exceptionnel. Infatti abbiamo Vous savez, dans la tante région, vous belle, avez Pompei, vous avez Naples, abbiamo vous avez Pompei, Paestum, vous Paestum, avez un patrimoine tanti bei luoghi extraordinaire da qui visitare e nous grazie a permet questo d'ouvrir, loro de sono venuti découvrir ce qui per patrimoine qui est conoscerli. magnifique. Aujourd'hui, nous sommes à Salerne. Che è Il y a un molto felice château di là stare qui, qui est magnifique, in provincia di Salerno a restauré. Donc, le nom de la Battipaglia, personne e que j'ai grazie prévu, alla c'est famiglia le nom de la Santese che ha personne qui ristrutturato questo intervient, castello Monsieur e che ci dà Santese, ora la qui possibilità di restaure poterlo ce visitare. château. Et on a la chance aujourd'hui de pouvoir le visiter, puisque c'est un château privé. C'est Monsieur Santese, il a fait quelque chose de magnifique de restaurer un beau château à Salerne pour la communauté de Salerne. Voilà, je suis très content.